La nostra visita a uno dei teatri più antichi e famosi d'Europa non comincia attraverso gli archi neoclassici del suo ingresso principale, ma dalla parte più segreta, a 28 metri sottoterra, mentre risaliamo con un montascene verso il palcoscenico. Da Giovanni Antonio Medrano nel 1737 e rifatta nel 1816 dal Niccolini. Ha una sua linea neoclassica che riesce nel movimento del colonnato superiore a far dimenticare una certa accademica frigidità. Quella di questa sera è una recita di turno A, un galà. Quindi abiti da sera, valletti in livrea, sfarzo di luci, appuntamento della migliore società napoletana e del vasto sodalizio di coloro che amano la scena lirica e che noi non riusciremo a vedere nascosti come sono in gran parte nelle alte quote del loggione. Mentre il pubblico passa senza fretta tra luci e specchi, dietro il sipario chiuso c'è il caratteristico fervore non privo di un pizzico di nervosismo che precede l'inizio di ogni spettacolo. La gente di teatro, che è comunque impegnata in una rappresentazione, sa che questi attimi di emozione e di attesa non la abbandoneranno mai, neanche dopo molti anni di esperienze e di fronte a qualsiasi pubblico, modesto o esigente che sia. Signori del coro uomini, buonasera, siete pregati di salire in palcoscenico. Signore del coro donne, buonasera, siete pregati di salire in palcoscenico. Signori professori d'orchestra, buonasera, siete pregati di andare al vostro posto.
I ritardatari si affollano. La luminosa sala è già colma. Sì. Signorina Ratti, in palcoscenico subito. Oddio. Signora, mi allacci lì? Oddio. Questo no, lo metto. Signori maestri, siete pregati di andare al vostro posto. Attenzione. Da inizio alla rappresentazione. Ognuno vada al proprio posto. Il cicaleccio comincia ad affievolirsi. La gente che non ha fatto in tempo a salutarsi o a contemplarsi reciprocamente acconciature, vestiti e gioielli, si riserva di farlo più tardi negli entr'actes. L'ultimo sguardo alle toilette delle altre e tra poco il silenzio che precede un rito. Cabina elettrica, attenzione, spegnete la sala. Sulla scorta di alcune stampe conservate nella Biblioteca Nazionale di Napoli e nel Museo di San Martino, ritorniamo indietro nel tempo, quando al San Carlo palcoscenico e sala diventavano tutt'uno per ospitare le grandi feste da ballo settecentesche. Nei retropalchi ci si incontrava per chiacchierare, mangiare dolci e sorbetti e perfino, quando lo spettacolo non era di grande interesse, per giocare a carte. Charles de Bros scrive nel suo viaggio in Italia che quando nel 1739 fu a Napoli, il San Carlo gli apparve un edificio meraviglioso. La sala immensa, risplendente di dorature e di lumi, che si rifletteva nei tersi specchi collocati in ogni palco, presentava un bellissimo e incomparabile aspetto. Un episodio relativo agli esordi del teatro ci viene rievocato nei corridoi del Palazzo Reale da un uomo che, prima come cantante e oggi come ispettore di palcoscenico, ha dedicato ben 52 anni della sua vita al San Carlo, il commendator Papaccio. Un po' di storia e più di un po' di fantasia. Da quella porta usciva il re Carlo III attraversando questo corridoio per entrare in quella porta per recarsi nel suo palco in San Carlo. A questo proposito si racconta un episodio curioso. Il re che si doveva recare nel palco, nessuno se n'era accorto che non c'era un passaggio interno, e cioè che avrebbe dovuto attraversare esternamente per andare al teatro. E adirato il re dice: ma mi fate passare esternamente, ma che roba è? E allora capirà benissimo che l'architetto, nel mentre il re era nel suo palco, cercò di costruire un passaggio in legno. Difatti, il re, con sorpresa, al ritorno trovò il passaggio per recarsi nel suo appartamento. E fu una cosa bellissima, però immaginiamo la trepidazione di quel povero architetto e di tutti gli operai, ma ci riuscirono, che qua siamo a Napoli, quindi presto fecero quello che dovevano fare. Questo è il primitivo progetto della sala e porta la firma del Medrano e la regia approvazione di Carlo III di Borbone.
Mentre all'interno del teatro doveva subire alcuni cambiamenti nel corso degli anni, la facciata sarebbe rimasta così come la ideò il Medrano e la ricostruì il Nicolini. Soltanto che sino al Novecento era più facile contemplarla in tutta la sua grandiosità, non essendo ancora soffocata dagli edifici che le si sarebbero poi stretti intorno. I nomi più illustri del Settecento musicale napoletano diedero vita al teatro: Porpora, Piccinni, Paisiello, Cimarosa, Guglielmi. Ma qualcosa nell'aria cambiava, e quando in certe opere, come nell'Attila, si indovinavano sentimenti nazionali e liberali, lo spettacolo diventava lo spunto per manifestazioni patriottiche e il San Carlo minacciava di venir trascinato in prigione. Si trattava tuttavia di episodi che non turbavano l'andamento ignaro e beato della corte borbonica, che, ritornata dall'esilio di Palermo, aveva ripreso la sua vita festosa come se nulla fosse mutato. L'ingresso di Garibaldi a Napoli giunse improvviso, accese l'entusiasmo popolare e segnò la fine dell'antico reame. Quando Vittorio Emanuele entrò nell'ex capitale borbonica, nell'autunno di quel fatale 1860, anche il San Carlo volle celebrare l'avvenimento con una grande festa. Molte cose erano cambiate, ma l'influenza del teatro nella vita della città continuava. L'Ottocento vide i successi dei grandi autori del melodramma romantico. Mercadante, Bellini, il pubblico lo salutò col grido commosso di Foro Uguaglione, Donizetti, Verdi. Nel 1907 Giuseppe Martucci, direttore del Conservatorio di San Pietro a Maiella, inaugurò con il Tristano e Isotta la tradizione wagneriana del San Carlo, che sarebbe continuata ininterrotta sino ai nostri giorni. Anche oggi, durante questa nostra visita, l'orchestra sta provando il Crepuscolo degli Dei. Ogni anno il cartellone del teatro non dimentica Wagner. Giunti al San Carlo di oggi, dopo il ricordo delle glorie passate, il nostro primo incontro è con Pasquale Di Costanzo, sovrintendente dell'ente autonomo del teatro, che troviamo nel suo palco mentre segue le prove dell'orchestra. Allora, commendatore, qual è stata la cosa più notevole avvenuta nel San Carlo in questo dopoguerra? Guardi, la cosa la più importante il dopoguerra per il San Carlo è stata dare la continuità di lavoro alle masse. E quindi la creazione dei complessi stabili, e ciò non è poco. E pensa che prima della guerra l'attività dell'ente San Carlo era limitata appena a 3 mesi con dei complessi stagionali. Senta, e qual è l'impegno maggiore dal punto di vista artistico per un grande teatro lirico? Beh, l'impegno maggiore, guardi, aggiornarsi sulla produzione moderna principalmente. Quale difficoltà incontra un sovrintendente nello svolgimento della sua opera? E guarda, le difficoltà sono parecchie. La principale è la parte finanziaria, che tutti conoscete. E poi la scelta degli artisti, perché per un grande teatro è necessario, principalmente nel repertorio, non si può non scritturare, formare una compagnia di artisti di prima, diciamo, di prima grandezza. E questa è la cosa difficile, perché questi artisti, diciamo, ottimi, che vanno per la maggiore, sono richiestati a tutti i teatri del mondo. Sono contesi? Eh sì, ma contesi e come? Senta, ma non c'è il pericolo di un certo divismo, cioè che si cercano soltanto i grandi nomi e soltanto quelli?
Guarda, su questo le posso dire che qui a San Carlo ogni lunedì, proprio il lunedì è riservato a fare delle audizioni, sempre con la speranza che fra questi giovani, anche sconosciuti, che può uscire fuori qualche cosa, non semplicemente dire di buono, ma anche se noi ci accorgiamo che ci sono più o meno delle attitudini, c'è qualche cosa, allora cerchiamo di presentarlo nella sua parte, sempre con la speranza che poi anche dalla parte modesta iniziale può un giorno arrivare alle parti principali, sempre questa attesa di tirar fuori dei nuovi elementi perché è necessario per il teatro. C'è qualche progetto nuovo che lei ha in mente? È veramente un progetto, anzi direi molto interessante. E guardi, insomma, io vorrei fare questo, creare un nuovo ingresso al San Carlo, per una ragione molto semplice, perché la costruzione del teatro, come sanno tutti, quando fu costruito di fronte non c'era la galleria e tutti questi edifici che oggi sono, e nelle serate di gala, quando c'è molto affollamento, dunque c'è molta confusione veramente. Allora lasciare, tanto è un pensiero mio, lasciare l'attuale facciata come facciata monumentale e creare questo ingresso verso il lato Giardini Reali, che c'è un magnifico parco e che potrebbe accedere in teatro così da Piazza Municipio, osservando una cosa molto più solenne, avendo la possibilità di attraversare i giardini reali e di accedere in questo nuovo ingresso che darei al teatro. La compagnia tedesca diretta da von Matacic è ora impegnata in una prova di regia del Crepuscolo. Ecco Sigfrido che beve da una immaginaria coppa l'irresistibile filtro d'amore. Ecco Brunilde che contempla sulla mano nuda il terribile anello del Nibelungo. Mentre sul palcoscenico si svolgono le prove di regia, il coro si prepara sotto la direzione del maestro Lauro. È composto di 110 coristi tra uomini e donne. La scuola di ballo, un'oasi di giovanile incanto nella vita attiva e spesso frenetica del teatro. Queste sono le bimbe dei primi corsi, alcune hanno soltanto 8 anni, l'età minima per far parte della scuola. Le loro lezioni per ora sono soprattutto una educazione al ritmo, un esercizio di comportamento. La loro insegnante è la signora Millie Clerici. Riprendiamo dall'inizio.
Le allieve alla sbarra sono del corso medio, hanno già lo slancio e la forza di future ballerine. Le tre ragazze che l'insegnante e direttrice della scuola, Bianca Gallizia, invita ora a compiere un esercizio, sono del penultimo corso. La nostra arte è talmente silenziosa che non siamo fatte per le interviste. Beh, insomma, si può fare un'eccezione alla regola. Io vorrei sapere qualcosa, per esempio, sulla tradizione di una scuola di danze qui al San Carlo. C'era una scuola una volta? Sì, per la cronistoria le dirò in breve che la Real Scuola di Danza fu fondata dai francesi nel 1812. Direttore il famoso Pietro Huss. Altri maestri Henri e Taglioni, padre della famosissima danzatrice. La scuola di danza, di ballo chiamavano, fu interrotta nel 1848, su per giù. Come mai c'è stato un secolo allora, quasi un secolo di silenzio? Sì, purtroppo. 100 anni silenziosi. Signora, allora quando riebbe origine la scuola, quando rinacque? Dunque, nel 44, dopo la liberazione di Roma, fui chiamata a Napoli per allestire dei balletti con il corpo di ballo dei solisti e primi ballerini del Teatro dell'Opera. Restammo qui circa 2 mesi. Il gruppo rientrò a Roma, nella sua sede, mentre io fui invitata a rimanere a Napoli e dal sovrintendente Pasquale De Costanzo, il quale mi chiedeva se io potevo ricostruire il corpo di ballo del teatro. Il corpo di ballo era costituito da pochissimi elementi presi qua e là, e naturalmente senza una base di studi. Per 6 lunghi anni abbiamo lavorato tenacemente con questi volonterosi. Tuttavia io pensavo che bisognava istituire un ballo, era necessario che avesse un regolamento, dei dettami ben precisi e che questa scuola dovesse arrivare al più presto. Infatti, dopo una pubblicazione di un bando di concorso, la scuola di ballo del Teatro di San Carlo è rinata nel marzo 1950. La scuola ospita circa 90 allievi, divisi in 8 corsi, e sotto la mia direzione artistica e tecnica e con la collaborazione della maestra Millie Wanda Clerici. Oggi San Carlo può avere, giovarsi di un corpo di ballo giovane ed efficiente, che è il vanto del teatro, del prestigio e dell'arte nostra che professiamo. Ora diamo uno sguardo ai camerini delle ballerine in un momento di pausa delle lezioni che si protraggono per 4 ore al giorno. E comprendono anche il solfeggio, la storia della musica, la storia della danza. La signora Rosa, questa anziana signora che prepara il buon caffè alla napoletana per le ragazze, è una istituzione della scuola e contribuisce a creare questa atmosfera familiare che unisce insegnanti, assistenti e allievi e rende più leggero uno studio che soltanto i profani possono considerare facile e poco faticoso.
mettere su la In questa parte dei camerini sono le ragazze degli ultimi corsi e decidiamo di sentirne qualcuna. Signorina, che cos'è che legge? Un libro di ragioneria. Come mai? Studio ragioneria, faccio il secondo anno. Riesce a mettere d'accordo questo studio con quello della danza? Beh, mi sacrifico un po', cerco di fare del mio meglio. Fino ma adesso che cosa studia più volentieri? Beh, la danza, a dire la verità. E mi dica un po', come mai si è messa anche a studiare ragioneria? Qual è il suo scopo, diciamo? Beh, la nostra carriera è molto breve, la carriera artistica è breve. E quindi dopo bisogna pur fare qualche cosa. Quindi un giorno la vedremo passare da ballerina a ragioniera. Bene. Signorina, lei, sentiamo un po' lei un momento. Lei è fidanzata? Sì. E non trova contrastante l'amore, il matrimonio, cioè il fidanzamento, poi il matrimonio con una carriera così impegnativa come quella della ballerina? Per adesso io cerco di andare d'accordo sia con l'uno che con l'altra. Beh, sentiamo un po' adesso quell'altra signorina. Vorrei chiederle un po' queste scarpette, signorina, queste scarpette da ballo, è vero? E quanto vi durano normalmente? 1 o 2 settimane. Che caratteristica hanno? Sono delle scarpette francesi e a differenza di quelle italiane hanno la doppia suola e servono soprattutto per coloro che hanno un collo di piede molto sviluppato e sono molto indicate anche nei balletti. Quindi quando si balla sulle punte, vero? Sì. Benissimo, grazie. Adesso vediamo un po' quella signorina lì. Ecco che sta cucendo la sua scarpina. Signorina, mi vuol dire un po' quel cappello che ha davanti, che cos'è? Questo è il mio cappello da spettacolo. Io faccio l'usignolo meccanico nell'opera appunto L'usignolo di Stravinsky. Bene, quindi lei ha già lavorato in teatro, è vero? Sì, già da parecchi anni. Ha finito la scuola allora? No, da 2 anni sono professionista. E a momenti, a giorni, a mesi, non so, tra poco dovrei dare il passo d'addio. Che sarebbe la conclusione? Appunto, la conclusione dei corsi di studio. Grazie. Assistiamo ora a una esibizione degli allievi dell'ultimo corso, quelli che sono vicino al passo d'addio e tra poco entreranno a far parte del corpo di ballo del teatro o emigreranno verso altri teatri e altri paesi, come è avvenuto per alcuni dei colleghi che li hanno preceduti nella scuola. Thank you.
La scuola di scenografia del San Carlo fu istituita nel 1816 dall'architetto Nicolini. Gli allievi venivano scelti tra i migliori studenti di architettura civile. Nel 1858 la scuola venne aggregata all'Accademia di Belle Arti di Napoli, ma il teatro fu ed è rimasto il suo più fertile campo di esperienze. La sezione di scenografia è oggi diretta da Cesare Maria Cristini. Sulle vaste tele fissate al pavimento vengono riportati i bozzetti degli scenografi. Negli stessi locali vengono custoditi gli scenari delle opere rappresentate. La scenografia è nel punto più alto del teatro. La falegnameria nasconde i suoi rumori a parecchi metri sotto il palcoscenico. Qui incontriamo l'ingegner Michelangelo Russo, direttore dei servizi tecnici del San Carlo. Ingegnere, dove va il materiale che è passato adesso? È tutto sul palcoscenico. Dopo la costruzione portiamo tutto per l'allestimento dello spettacolo sul palcoscenico. Ingegnere, come mai il San Carlo non ha un palcoscenico girevole come tanti altri teatri? Dico subito, professore, sono contrario al palcoscenico girevole, perché, come ben sa, per costruire un siffatto palcoscenico occorre l'impiego di moltissimo ferro, e questo ferro certamente può compromettere la magnifica acustica del nostro teatro. No, questo. Il capo dell'attrezzeria è il signor Fernandez. Ah, buongiorno. Vuol dirci qualche cosa del suo reparto? Volentieri. Guardi, secondo il mio parere, l'attrezzeria di un teatro importante è come una bottega magica e costituisce un complesso organizzativo imponente che in gran parte è sconosciuto a quanti seguono lo spettacolo dalla platea, insomma dal pubblico. È tutto un mondo di cose occorrono, centinaia e centinaia e migliaia di oggetti, non esagero. Guardi, lei mi trova alle prese col lago crinale Federa, i bracciali a serpenti dorati, e per dimostrarle la verità di quando io le sto dicendo, guardi le diversità degli oggetti. Questo è un incensiere. Per che cosa serve? Tosca. Dell'artigianato napoletano autentico per dar maggior lustro alla scena. E anche qui la mazza pastorale per il vescovo, la processione tosca. E altre mille cose, tazzine, sciabole, candelabri e questi bicchieri. Guardi, ne abbiamo un quantitativo di oltre 100, 125, appunto per le scene di massa, per il coro, i famosi brindisi, come in Traviata. Sarebbero i lieti calici. I lieti calici, benissimo. E poi, guardi, questo cannocchiale, è vero, sa per cosa serve. Ricorda Butterfly, quando la nave apparve. Ogni armadio della sartoria ricorda un'opera, un'epoca, spesso il nome famoso di un cantante. Insomma, signora, ormai per il pantalone siamo a posto, si tratta di mettere in ordine adesso. Appena un po', però non molto. Non molto. Va bene? Sono molto grato, ringrazio moltissimo. Sì, scusi tanto, grazie. Senta, signora, mi dica un po' per favore qualcosa sul come sono venuti questi abiti qui, questa sartoria, come si è formata? Guardi, i costumi prima erano ordinati, fuori, fittanti, da case d'arte, vero? Poi molti li abbiamo fatti anche noi e continuiamo a farli, secondo con i bozzetti, vero, che ci vengono dati dal figurinista, fatti nella massima economia e da maestranze nostre locali. Molto. E allora lei questa chitarra va bene? Beh, un cembalo un po' strettino, penso nel complesso può andare. Anche questa sera lo spettacolo è finito.
E tra poco il teatro ritornerà silenzioso e diverrà ancora più grande e misterioso nella sua oscurità. Ma alla fine della serata, come in un più raccolto foyer, alcuni aristocratici napoletani, soci del Circolo dell'Unione, hanno l'antica consuetudine di ritrovarsi nei locali del circolo stesso, che sono attigui al teatro. Abbiamo incontrato qui alcuni personaggi della buona società napoletana, tra gli altri il principe di Santo Pietro, presidente del circolo, a cui per primo ci siamo rivolti. Ecco, presidente, vorrei chiederle qualche cosa sulle tradizioni che uniscono il Circolo dell'Unione al Teatro San Carlo. Io sono veramente lieto che mi si presenti l'occasione di ricordare in questo momento quella che è stata l'idea prima di questa riunione, cioè la connessione tra il Teatro San Carlo e il Circolo dell'Unione. Circolo fondato in un momento di grande patriottismo, di fervore patriottico per l'unità d'Italia, ed è stato fondato da uno dei più grandi patrioti cittadini, cioè Carlo Poerio, il primo presidente del Circolo Nazionale dell'Unione. Il marchese Battiloro si è interessato della vita del San Carlo in un momento difficile. Gli chiediamo di narrarci qualche episodio in proposito. È capitato che alla fine della Grande Guerra, quando nell'autunno e nell'inverno 43-44 il San Carlo era stato occupato dalle truppe alleate ed era adibito come teatro di varietà, a un certo momento il comune di Napoli, del quale io ero amministratore in quel periodo, richiese la riconsegna del San Carlo. E il comando alleato, per esso il generale Crips, impose che avrebbe restituito il teatro se entro 40 giorni si fosse iniziata una stagione lirica. Entro 40 giorni, attraverso tutte le difficoltà e attraverso naturalmente tutte le necessità alle quali bisognava andare incontro, perché mancava tutto, il teatro fu riaperto, e fu riaperto con l'opera L'Otello, in una sera, in un pomeriggio, cioè del febbraio 1944. Questo è un episodio che io ricordo, ma io vorrei, siccome subito dopo il teatro fu ricostruito, il teatro si è avviato a nuova vita, è arrivato agli splendori di oggi, alla serata nella quale noi abbiamo assistito questa sera, allo spettacolo di questa sera, che l'amico Leonetti dica qualche episodio più recente al quale lui ha avuto parte. Degli episodi recenti io vi potrò raccontare qualche cosa di grossi successi del nostro Massimo, non a Napoli ma all'estero, perché la fama del San Carlo ha varcato i confini anche nazionali. Dei successi a Parigi, perché ho avuto 3 volte il piacere di accompagnare il Massimo a Parigi. Una prima volta, successo enorme, andammo con la Traviata, con la Tebaldi all'Opéra, sfolgorante di luci, vide il Presidente della Repubblica Francese nella sala dell'Opéra, la mattina dopo alla Madeleine, la messa di Verdi, che vide l'allora nunzio apostolico a Parigi, Monsignor Roncalli, l'attuale sommo pontefice Giovanni XXIII, e la sera ci fu il pranzo offertoci dal Ministero degli Esteri e l'ambasciatore Quaroni. Pensi che allora volle che il sindaco di Napoli, Moscati, che era presidente dell'ente autonomo, avesse il primo posto, dicendogli, dice, oggi siete voi l'ambasciatore d'Italia a Parigi. Non possiamo lasciare il Teatro di San Carlo senza una visita al Palazzo Reale di Napoli, della città che è stata capitale di uno dei più antichi regni della vecchia Italia e che nel Settecento fu chiamata la capitale della musica teatrale in Europa. Questa visita, in cui ci fa da guida una giovanissima allieva della scuola di danza del teatro, Vittoria Marino, ci condurrà peraltro attraverso il solenne scalone e la sfarzosa sala degli arazzi al teatrino di corte,
che oggi l'ente autonomo del San Carlo impiega per le rappresentazioni di opere da camera. Nessun ambiente è più adatto di questo teatrino settecentesco, dalle cui pareti dominano le statue delle 12 muse, ad ospitare quell'opera e musica che precedette il popolare melodramma romantico e che è anch'essa una gloria italiana. Qui, più che nella grande sala sancarliana, è ancora presente lo spirito del secolo che vide il trionfo della scuola musicale partenopea e fece di Napoli l'ultima e più prolungata sosta di celebri scrittori, artisti e viaggiatori. Una città che non si può abbandonare quando vi si è vissuti una volta.